Con la vittoria nella prima guerra punica, Roma si confrontava con uno spazio politico e territoriale diverso dall'Italia. Proprio per questo decise di affidare l'amministrazione di territori tanto distanti a magistrati romani chiamati governatori. Per tutta l'epoca repubblicana questo incarico fu generalmente affidato ai consoli o ai pretori che avevano appena concluso il loro mandato e che venivano inviati nelle province con il titolo di proconsoli o propretori. Essi rimanevano in carica per un anno, ma il mandato spesso era prorogato e avevano il compito di governare la provincia loro assegnata in nome di Roma. Il potere dei governatori era di tipo militare, poiché comandavano le truppe romane stanziate in ogni provincia, fiscale, poiché avevano il compito di appaltare la riscossione dei tributi, civile, dal momento che erano responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, giudiziario, in quanto spettava a loro giudicare i reati maggiori e tutti quelli in cui fosse coinvolto un cittadino romano. Il governatore godeva di fatto di un potere amplissimo perché sottoposto a scarso controllo. Doveva sì rendere conto al Senato delle proprie azioni, ma soprattutto riguardo alla sicurezza della provincia e a eventuali iniziative militari. Inoltre, la carica di governatore non era collegiale, quindi non era sottoposta al potere di veto tra colleghi che valeva per i magistrati in Italia. Per ragioni di